Aula magna del liceo Linares, il liceo Licatese, si è tenuto questa mattina il primo evento a scopo formativo, mirato ad una sistematica e razionale esposizione dell'offerta formativa della facoltà di ingegneria dell'Ateneo di Palermo e i poli decentrati di Agrigento e Caltanissetta. L'evento è promosso dall'associazione Vivere Licata, di cui è presidente Ivan Marchese. Al liceo sono stati anche i microfoni e le telecamere di TV Alfa. Sentiamo le interviste. Noi siamo venuti qui a Licata per incontrare i ragazzi della città e credo anche, diciamo, di altre città delle immediate vicinanze per raccontare cosa significa oggi studiare ingegneria, che è una opportunità. Questo è un momento nel quale indubbiamente ci sono problemi occupazionali abbastanza importanti, diciamo, su diverse discipline. Da questo punto di vista ingegneria continua ad offrire delle buone garanzie, delle buone opportunità, nel senso che si tratta certamente di una facoltà che ha delle difficoltà, che richiede un significativo impegno e che però d'altra parte poi dopo dà delle garanzie da un punto di vista dell'occupazione certamente superiori rispetto ad altre discipline. Noi abbiamo percentuali di occupati ad un anno dalla laurea che sono anche del 75, dell'80%, naturalmente dipendentemente poi dalla particolare parte, diciamo, dell'ingegneria, però sono percentuali assolutamente alte. Abbiamo degli stipendi abbastanza interessanti per i neolaureati, quindi voglio dire, c'è sicuramente, diciamo, una opportunità di studiare ingegneria, in generale direi di studiare le discipline tecniche, che certamente può essere molto importante. Peraltro c'è un bisogno di ingegneri, cioè se si vanno a guardare anche delle statistiche internazionali si vede che l'Italia globalmente è un po' indietro rispetto ad altri paesi come produzione di ingegneri. Quindi c'è un bisogno di ingegneri, c'è una richiesta di ingegneri, trovano facilmente lavoro, quindi direi che è sicuramente un'opzione buona per il futuro. Io intanto devo ringraziare Ivan Marchese che con l'associazione Vivere Licata ci ha proposto questa giornata di incontro, una giornata di alto livello perché, come vedete, viene direttamente il preside Micheli della facoltà e poi di ingegneria di Palermo e poi abbiamo, come dire, la presenza dei responsabili sia per quanto riguarda Agrigento sia per quanto riguarda Caltanissetta, quindi diciamo una presenza di alto livello. Questo ci onora e qualifica notevolmente l'incontro. Io posso semplicemente dire agli studenti che, come diceva lei, la formazione è importante e io dico sempre una cosa ai miei alunni: bisogna dare senso alle cose ed avere il limite delle cose, perché solo se noi diamo senso alle cose ed abbiamo il limite delle cose facciamo delle cose che siano utili. Lo studio poi non è uno studio, spesso noi usiamo dire ai ragazzi studia che ti salvi, non è così, lo studio non è uno studio che va fatto e riservato a se stesso, perché quando io oggi sono qui preside, attorno a questa scuola vi sono 3.000 persone, quindi io non ho studiato per fare una cosa per me, ho studiato per la collettività. Qualche ragazzo di questo magari farà una scoperta come dire, di cui la collettività ne farà uso in generale, quindi come dire, si studia non per se stessi, ma si studia per la collettività. Intanto è un'iniziativa per noi memorabile perché ci permette, a noi studenti universitari, prevalentemente siamo più studenti che siamo all'interno dell'associazione, per cui ci permette di dare a Licata proprio quell'input, quell'esperienza che noi stiamo accumulando al di fuori della nostra cittadina. Per cui questo seminario non è che un inizio per noi, è un inizio di una collaborazione con la facoltà e con l'intero Ateneo di Palermo, che vede i giovani, i veri protagonisti della loro iscrizione all'università, consapevoli della scelta di Ateneo e consapevoli di quello che sarà l'iscrizione all'università. Oggi noi siamo veramente contenti di questa presenza del preside, perché dimostra che la facoltà di ingegneria ci crede ed è vicina a noi come città, ma comunque allo studente in generale. È una grande rivoluzione rispetto al passato, perché mai prima d'ora comunque una facoltà con tutta la rappresentanza si sposta in dei paesini come il nostro, per cui diciamo siamo veramente orgogliosi.